Radio DJ, stasera parliamo di cucina vegana. È uscito ieri un libro che si chiama Cucina vegetale da paura. Lo ha scritto Fabiola Di Sotto, che ospita Pinocchio. E stiamo parlando di. In realtà stiamo cominciando anche a rispondere a qualche domanda, perché c'è molta curiosità. Sì. Una delle domande che è arrivata poco fa era la differenza tra tofu e seitan. La differenza sostanziale è che il tofu è fatto con la soia, che è un legume ed è senza glutine. Il seitan è fatto a partire da una farina, cioè dalla farina in realtà, che viene lavorata, si crea un panetto con l'acqua e poi viene sciacquato, privato, quindi piano piano sciacquandolo, degli amidi, e quello che rimane è il glutine. Quindi è glutine puro. Sì, okay. È ricchissimo di proteine. E okay. Poi in base a come viene lavorato si possono creare veramente cose pazzesche. Sì, è come se fosse un panetto di pongo con cui puoi fare qualunque cosa. Sì, cioè, sì, praticamente è facilmente plasmabile. Sì, consigliato, sì. Fare dei portamatite, no, per dire. Sì, assolutamente sì. Dei sottopentola. Il tempeh invece come lo definiamo? Il tempeh, differentemente dalla soia, è una fermentazione. Quindi allora, per fare il tofu si parte dal latte di soia che viene fatto cagliare, poi in base al cagliante che viene utilizzato si può utilizzare uno che è il nigari, che è d'origine giapponese, un altro invece che è di origine cinese, che è diciamo a base di calcio, che permette di ottenere delle consistenze differenti. Invece, e quindi viene fatto con questo latte di soia, quindi è privato poi anche della parte dell'okara, viene definita quando si fa il latte di soia. Si frulla l'acqua con il legume intero, che viene poi diciamo passato in un colino, strizzato, quello che rimane e poi viene cotto è il latte, diciamo. Invece per quanto riguarda il tempeh si fa con il legume intero, viene cotto al dente. Cioè lo vedi perché è dentro proprio i pezzi del legume. Viene cotto al dente, poi viene, io vi dico proprio come si fa, giusto? Sì. Ok, viene cotto al dente, poi viene asciugato molto bene, viene diciamo aggiunto un fungo che si distribuisce dopo che la soia è completamente asciutta, e si mette questo fungo, poi si creano dei panetti diciamo all'interno. Perché la fermentazione permette di incollarlo. Esatto. Piano piano, praticamente prima si creano diciamo dei panetti dentro queste buste. Quando si attiva la fermentazione piano piano, e che non deve superare i 30 gradi, si inizia proprio a creare un'unione tra questi legumi che prima erano separati e improvvisamente diciamo si avvicinano. I legumi devono essere decorticati e potenzialmente si può fare con qualunque legume, anche addirittura vi dico questa chicca, con la frutta secca. Cioè esiste il tempeh di arachidi, il tempeh di mandorle, il tempeh anche con i semi potenzialmente. L'importante tipo semi di lino. Lino no, forse è difficilissimo. Però tipo semi di girasole o anche un mix tipo frutta secca e semi. Però vabbè, parliamo di livelli molto alti dove una persona. Sbattimento. No, una persona è capace semplicemente conosce la fermentazione, è capace a controllarla. Infatti, perché chiedono frutta secca in ammollo con guscio o senza no, guscio? No, senza guscio, ragazzi. Aspetti, dipende di che cosa stiamo parlando. No, stavamo parlando prima quando parlavamo. No, si può anche mettere con la buccia. Ah, il guscio, no, il guscio proprio di legno, no. Ah, perché c'è anche la pelle lungo. Però c'è anche la pelle che poi si sfila, in realtà quando la metti a bagno si idrata, e poi tipo la mandorla basta che fai un attimo così una smucinata, esce fuori la mandorla. Una smucinata è perfetto. È cucina da paura, eh sì, certo. Un po' di romanità bisogna portarla, assolutamente.